Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avevo promesso nel video precedente, quello sotto questo, vi farò il video con Phantas of Tyr, che ha un canale che si chiama Phantas of Tyr. Bene, gli farò qualche domanda, anche se io di lui so già tutto perché era mio compagno di classe l'anno scorso. Quindi sì. Quindi sarà per voi, per conoscere il suo canale se non lo conoscete. Allora, innanzitutto cosa ti ha spinto a giocare a Soft Tyr? Allora, ho scoperto Soft Tyr tramite YouTube ed è l'ho scoperto attraverso il canale di Rico M192, Rico Soft Tyr, ormai è conosciutissimo, che ha più o meno 40.000 iscritti. Esattamente, quindi è una bella sommina. Che vi lascio il link in descrizione. Esattamente. Poi, ho giocato Soft Tyr perché da quando l'ho visto mi sembrava una cosa... A me ha sempre appassionato il mondo delle armi, cose così, e ho trovato questa variante, diciamo... No, cazzo. Sì, ma variante, va bene. Quello fa tipo frase in effetto, poi mi viene... questa parte la metto tipo grigio, senza musica. Vai. Cazzo di serie. No, vabbè, hai provato e... Ho provato la prima volta, mi è piaciuto, quindi da lì mi sono partiti migliaia e migliaia di euro in qualsiasi cosa e adesso sono qui che sono un maniaco di tutto. Infatti il video sotto è il suo fucile, il suo nuovo fucile che ha spaccato davvero. Stamattina infatti siamo andati a giocare, lei con Evans, vi metterò poi prima un po' il video del gameplay, che ci sono stati dei momenti davvero fantastici. E lui ha spaccato davvero i culi anch'io con la mia Super Glock 19. Che ti viene? È lì. Sì, ho fatto l'infogliato bestioso. Un'altra domanda, quale potrebbe essere? Che tecnica usi per i video? Cazzo, vuol dire? Traduci l'italiano. Scusatelo. No, allora. Allora, che cosa usi per fare i video? Con che applicazione li monti? E come mai pensi che i tuoi video abbiano successo? E niente, vai, la tolgo. Allora, eri imbambito, scusate. Vabbè, è l'emozione della diretta. Sì. E niente. Secondo te. No, sbagliato. No. Allora, che cosa usi per fare i video? Con che applicazione li monti? Allora, per fare i video dipende. I video delle recensioni, così che vedete solo le mie mani e l'oggetto che devo scrivere, uso l'iPad e uso i Movie. Per invece il gameplay, che uso il computer di un mio amico che me lo fa da lui. E utilizzo non so che cosa, sinceramente. Poi per fare cosa usi per filmare il gameplay uso GoPro Hero 3. Poi adesso ho incappettato a mio padre una telecamera che l'ho usata solo per un video, che sarà il video per i contest dei PSI che vi ho spiegato in video precedente, non ricordo quali, però ve l'ho spiegato. Esattamente. Io parteciperemo tutte e due. E basta, comunque voi andate sulla pagina di Rico Airsoft su Facebook, cioè che si chiama Do You Like Soft Tyr, comunque se conoscete sul canale. Trovate il link della pagina Facebook dei TSI, ovvero Tactical Soft Tyr Italia, e lì vi dovete mandare un messaggio, privato per dire che parteciperete al contest e poi fate il video e vi mandate il link. Sì, su quel coso. Vi consiglio perché comunque al primo posto ci sono gli occhiali crossbow che vengono usati. Non riesco a parlare oggi. Vengono usati in unità speciali, ad esempio in Missil, molto famoso. Se non li conoscete, sì, andate andate via, sparate. Ok, io ringrazio Phantas of Tyr per la collaborazione in questo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. No, aspetta, la rifacciamo. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Togli, 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 togli. Thank you.